Con mister Nello Di Costanzo, mister della Versa Normanna che quest'oggi qua a Santa Croce non è riuscita a far vedere molto gioco, anche perché insomma è subito passata in svantaggio al 17° sul calcio di rigore. In effetti calci rigore che non so adesso se c'era, se non c'era, il nostro giocatore Porcaro era piuttosto vicino a chi ha calciato. Però poi dopo il gol, precedentemente stavamo subendo onestamente, poi dopo il gol sull'1-0 eravamo in partita, stavamo riuscendo a costruire qualche trama di gioco degna di questo nome, ma il secondo gol ci ha un pochino tagliato le gambe, veramente non siamo riusciti più a contrapporci nella maniera adeguata a una squadra che devo dire a cui bisogna fare i complimenti. Ma mister, quest'oggi sicuramente tra i suoi si è messo in evidenza il numero 4 Vincenzo Gatto, con un paio di conclusioni da fuori, insomma vicinissimo anche al gol nel secondo tempo. Ecco, se può salvare qualcosa su questo 3-0, risultato sicuramente da mettere subito nel dimenticatoio, che cosa salva mister Di Costanzo? Beh, sì, la prestazione di Gatto sicuramente, ma anche quella di tutti gli altri asprazzi, perché asprazzi hanno provato a lottare, ma oggi era veramente una giornata no, perché anche sul 2-0, adesso non vorrei parlare dell'arbitro, ma ci poteva essere un calcio di rigore a favore nostro, a detta dei miei giocatori, abbastanza simile a quello che... Un pallo di mano in aria, vero? Sì. E magari si poteva riaprire la partita sul 2-1, ci sarebbe stato quell'entusiasmo, poi magari prendiamo lo stesso il 3-1, ma sicuramente psicologicamente poteva cambiare qualcosa, e invece non c'è stato. Io dico che a Sprazzi tutti i giocatori hanno messo il cuore, però poi se andiamo ad analizzare la partita nel suo complesso, abbiamo preso 3 gol, siamo stati spesso un po' messi sotto dall'avversario, non c'è dubbio, ma io comunque ritengo che abbiano dato il massimo i giocatori, quindi non, a livello di singoli non posso dire niente di nessuno. Tra tutti devo dire che Gatto ha fatto un'ottima partita.